Peugeot, Citroën e DS, tre mondi diversi seppure complementari tra loro. Insieme danno vita a PSA, il secondo costruttore europeo più importante proprio di tutta Europa. Andiamo a scoprire qualcosa di più di questa importante realtà. DS, lusso alla francese e design all'avanguardia. Citroën, tecnologia creativa e capacità di distinguersi. Peugeot, eleganza e stile di qualità. Tre marchi, tre realtà diverse. Questo è l'universo di PSA, il gruppo automobilistico francese presente in 160 paesi nel mondo, con 13 stabilimenti e 8 centri di ricerca. È il secondo costruttore più importante d'Europa e in Italia occupa il terzo posto nella classifica di vendite. Sul nostro territorio è presente con 234 concessionari e oltre 5.000 dipendenti. Del resto, le auto francesi agli italiani piacciono, soprattutto se rispecchiano l'amore maniacale per i dettagli di cui l'alta moda italiana va tanto fiera. È questo soprattutto il caso del brand più giovane del gruppo, DS. Prima una gamma che faceva capo a Citroën, oggi un vero e proprio marchio indipendente, che dopo la vittoria del premio WIGA Auto Europa di DS5 si prepara ora al lancio di due nuove vetture, DS4 e DS4 Crossback. Il 2016 sarà un anno molto importante anche per Peugeot, che ha anticipato l'arrivo di quatro nuovi modelli. La montée en gamme, ovvero la riscossa della Casa del Leone verso un'eleganza sempre più accessibile, iniziata nel 2012 con la berlinetta 208, continua quindi con grande energia. La stessa energia che PSA infonde e al contempo trae da Citroën, il marchio più giovane del gruppo, quello anticonformista, che ha venduto 50 milioni di veicoli durante i suoi 95 anni di vita. Gruppo generalista in grado di soddisfare con le proprie auto le esigenze più disparate del mercato, PSA si rivela leader anche in ambito sportivo. Lo sport è un elemento fondamentale all'interno del mondo, della vita del gruppo PSA. Diciamo che nella storia dei marchi è fondamentale ed è fondamentale da sempre. Se pensiamo ad esempio che il marchio Peugeot, la prima gara automobilistica del mondo nel 1894, ha partecipato. E quindi tutti i marchi occupano in maniera differente quelli che sono gli scenari del motorsport, perché il motorsport anzitutto è un grande strumento di ricerca e di sviluppo sulle tecnologie e sui prodotti. Quello che si testa nelle competizioni poi a cascata arriva sempre e comunque sulle vetture di serie, e quindi con un grande vantaggio per la ricerca e lo sviluppo, ma lo sport poi è anche un grande strumento di comunicazione, permette di comunicare molto bene quelli che sono i valori dei marchi e quelli che sono poi i prodotti, attraverso poi soprattutto degli sport motoristici che magari, come dire, utilizzano delle vetture molto simili a quelle che poi si trovano sulla strada. Quindi questo connubio permette di comunicare molto bene i valori del marchio e le sue performance.